Stiamo per partire con questa diretta, mi dite se sentite la diretta. Ho messo gli auricolari perché è una diretta che faccio. Luciana IGN, datemi subito e Domi Bella e altri, datemi subito evidenza se mi sentite. Ciao GS Veron 10, voglio fare la diretta perché. Vorrei parlare di quello che è successo oggi. Lo farò con un ospite mitico, Daniele Capezzone. Ha fatto un libro, che vale la pena di leggere, però fra poco, dovrebbe essere tra di noi. Ciao Valentina, perché vorremmo fare, ovviamente bisogna fare il primo commento su quello che è successo oggi al Senato. Allora uno dice, aspettate che scrivo subito a Capezzone che ci sono. Ci sono. Eccolo qua, anche Rita. E quello che oggi è successo al Senato è che se uno leggesse i giornali, diciamo, o la notizia, direbbe intanto grazie per il primo badge che è arrivato, di FR57, uno direbbe va, è arrivato il centrodestra, UC74, grazie per il tuo badge, è arrivato il centrodestra, ha vinto le elezioni e ha nominato il presidente del Senato. È andata così? Vediamo se Daniele Capezzone riesce a darmi una lettura. Visualizza richiesta di Daniele, non riesco a visualizzarla. Vediamo se ce l'abbiamo, richiesta di scheda. Eccolo qua. Vediamo se mi arriva. Eccolo qua, accetta. Eccoci, pronti. Eccolo, Oh, numero uno, mitico, numero mitico. uno. No, Daniele, qualche volta ci vediamo su Instagram. Intanto, com'è che si chiama il tuo libro? Una bomba? Com'è che si chiama il tuo libro? Fammelo vedere. eccolo là, dai, momento Mastrota, bomba Ma no, orologio. ma che momento bastava? Bomba orologio? Cioè, mentre quegli altri cazzeggiavano, tu mi scrivevi una bomba orologio. Però tutto potevi aspettarti, tranne che il centrodestra vincesse e facesse la figura di oggi. Oppure non ha fatto nessuna figura. Scusami, Daniele, dimmi Dimmi la tutto. tua, ma dimmi la tua, ma come si fa a cappottare in parcheggio così? Cioè, è una cosa. Scusa, allora, si è votato il 25 settembre, ci hanno avuto 18 giorni per mettersi d'accordo e arrivano stamattina così. Ma come la spieghi? Io non ho mica capito, sai. Ma è una cosa un po' misteriosa. Tra l'altro, sono stati 20 voti dell'opposizione. No, dimmi se tu hai fatto dei calcoli Allora, diversi. guarda, prima i fatti e poi i Aspetta, commenti. aspetta un secondo. Elisabetta Manzoni, punto 372, Capezzone lo vorrei come vicino di casa. Vabbè, esagerato, esagerato. Basta che te compri una bomba orologeria, direi. Partiamo così. Senti, Vai io avanti. ti dico la mia, però poi dimmi la tua. Secondo me è come hai presente Assassino sull'Oriente Express, che si scopre che erano tutti a dare la pugnalata, no? Ma secondo me questa è stata una cooperativa. 4-5 voti dal PD, 4-5 voti da Italia Viva e Calenda, 3-4 voti dai grillini, tutti contenti di poter disarticolare il centrodestra in partenza. Cioè, è la prova dove ce l'hai. Di solito le opposizioni in questo caso presentano un loro candidato di bandiera. Stavolta Ah, non l'hanno presentato. Prima prova. Seconda certo. prova, se fai il moviolone. Io mi sono rimesso, poi mi sono stufato dopo mezz'ora, ma se tu vai a vedere il tempo che ci mettevano i vari senatori a votare, ce ne sono stati una ventina dell'opposizione che ci hanno messo un po' di tempo, cioè è evidente che hanno scritto. E che hanno scritto la russa, perché gli altri voti erano pochissimi. Quindi da questo punto di vista la cosa mi pare pacifica, pacifica. Quello che non capisco, e qui siamo tra amici, ce lo possiamo dire, è sul lato destro. Ah, il nostro amato Cav, morire per la Ronzulli, francamente non si capisce bene, no? Però anche la Meloni, ma che vantaggio ha a far partire un governo con Berlusconi contrariato, incazzato, umiliato? Cioè, mi sembra una di quelle cose che lasciano dei veleni in circolo che poi non fanno bene. Ma senti, allora, partiamo dal presupposto che tu mi stai dicendo e che io condivido al 100% che c'è stato, diciamo, un'organizzazione nel votare la russa perché non può essere che si è preso 20 voti su, tra l'altro, 200, cioè il 10% del Parlamento. Ma No, un attento, 10%... di più, perché certo. allora quelli dell'opposizione erano 85, Sì. lui ne ha presi 17-18 su 85, cioè è una roba pazzesca, no?
Quindi dici la cosa non poteva essere una cosa casuale, per Ma quanto possa avere qualche amico nell'opposizione la russa, non può essere una cosa casuale. Dall'altra parte dici Forza Italia voleva dare un segnale, ma veramente tutti qua parlano della Ronzulli, ma veramente il caso è Ronzulli o voglio essere un pochino più sofisticato, Daniele? Cioè Berlusconi vuole segnare il confine, cioè vuole dire ragazzi, il governo lo dovete fare anche con noi, non potete non c'è dirci dubbio, voi che cosa fare. non c'è Non dubbio. è È completamente così. sbagliato come standing E comunque. come dici tu, aggiungo a sostegno del tuo ragionamento, dentro Forza Italia c'è una ferita che risale alla formazione del governo Draghi con la tesi di Berlusconi, credo giusta in quel caso, dice, oh, questo si è scelto i ministri a casa mia, non vorrei che ricapitasse la stessa cosa stavolta. Perfetto, comprensibilissimo. Quello che mi sfugge però è, anziché fare la battaglia, poi guardo da fuori, è la battaglia solo sui nomi e sulle figurine, io mi sarei aspettato da Forza Italia e dalla Lega una battaglia pure sui temi, cioè legami le Certo. persone, e allora io voglio i tagli di tasse, io voglio un intervento sulle imprese, io voglio più liberalizzazione, non lo so, dimmi tu tre battaglie a cui leghi anche la richiesta di caselle ministeriali. Ma senti, il 90% delle persone che ci stanno facendo i commenti in questo momento, Tiziana Lotito, Ronzulli e poi avanti, aspetta, te ne leggo 2000, Gilberto Giunchi, Ronzulli, NZ28970, Ronzulli, Vagabondo, Ronzulli, cioè tutti fissati su questa cosa di Ronzulli. Adesso, indipendentemente dal fatto che c'è o non c'è, ma può partire un governo? Ma anche diciamo, una componente importante come quella di Berlusconi con una immagine così di merda, ma non per la Ronzulli, ma per aver No. rotto, aver fatto. Ma è un passo falso pazzesco. Domani i giornali voglio dire, ne diranno di tutti i colori, ma per una volta ci hanno forse ragione, o no? Eh sì, ma guarda, allora poi diciamo chiaramente, tu sei il primo gentleman d'Italia, io sto un po' dietro in classifica, ma siamo dei signori, ok? Siamo dei signori. Ah, è noto che io, per esempio, non ho particolare sintonia con la linea che la senatrice Ronzulli ha sostenuto sulle vaccinazioni obbligatorie. Quindi per me sarebbe facile stasera fare anche lo spiritoso, però questo non è il mio stile. Ti No. dico anche di più, che non mi piace il meccanismo italiano per cui quando c'è uno per terra bisogna massacrarlo. Io già la vedo la scena che per 4 mesi tutti a ridere sulla Ronzulli. E sono gli stessi che se la Ronzulli fosse diventata ministra avrebbero detto, però hai visto, hai visto. Quindi a questo gioco, no, tu ed io non No, proprio per niente. partecipiamo. Io mi domando, cara Meloni, sei stata bravissima, super, hai fatto una gran campagna elettorale, però diciamo partire umiliando la componente Forza Italia non mi pare una grande idea, anche perché c'hai una maggioranza fragile, 115 al Senato è poco, è poco. Alla prima curva, al primo provvedimento. Quando poi fanno il governo, che ci avranno 20 ministri e 40 sottosegretari, ci avrai 80 incazzati. Proietta gli incazzati sul Senato, sulle commissioni, eccetera. Io non farei il fenomeno buttando, diciamo, di lato, umiliando. Ecco. Ti chiedo però, perché siccome il potere è, a parte che per Capezzone, per Antonio Martino e per pochi altri, e lo dico con grande franchezza, è un grande collante ed è una bella droga, perché essere parlamentari, essere ministri, essere sottosegretari, eccetera, piace a tutti, io ti chiedo, non pensi che però domani con la predisposizione del governo, sostanzialmente che cosa ha fatto la Meloni? Ha detto ragazzi, guardate che il territorio è questo e il colpo di scena che ha provato a fare Forza Italia nel non far eleggere il suo presidente del Senato non è riuscito e da domani vedremo un po' un liquefarsi delle posizioni. È una domanda, non è ovviamente Allora, un'affermazione. dal punto di vista della Meloni, la narrazione è questa. Cioè, allora, entriamo ora nell'accampamento, diciamo, di Fratelli d'Italia. Uno serio di Fratelli d'Italia potrebbe dirti, beh, vabbè, però, caro Nicola e caro Daniele, che cosa doveva fare la Meloni? Sottoposta a una specie di pressione al primo minuto, lei ha dovuto dimostrare che è forte, che non cedeva. Se avesse ceduto al primo colpo, pensa poi a, per ogni cosa, un ricatto, una trattativa. No, e questo è anche un ragionamento che fila e che funziona. Detto
Dico però, occhio ai giornali di domani, di dopodomani e del giorno dopo. Citiamo una persona con cui spesso non siamo d'accordo, ma è persona seria. Ma tu hai visto già Marcello Sorgi, già ieri e oggi, dice, ah, il centrodestra è già sfasciato, belli tecnici, con che fa? Lui che scriveva editoriali dicendo se fallisce Draghi chiamate un generale, no? Esatto, no, la cosa, no, si vuole un super figliuolo, eccetera. Ora, francamente, consentire a quelli che per 10 anni hanno paralizzato il paese, hanno anestetizzato con governi tecnici, di dire che il governo di centrodestra è smandrappato prima di cominciare, mi pare... Sono proprio dei cazzoni, voglio dirlo con... Ma perché in realtà questo è un rischio che poi correrà il governo sempre, temo. Cioè, se questi non si riprendono proprio in corsa, come tu hai iniziato, cappottarsi da fermi è veramente una... Perché quando dicevano il Presidente della Repubblica, non hanno fatto il Presidente della Repubblica, lì c'era un piccolo dettaglio. Hanno sbagliato sulla Presidenza della Repubblica, ma non avevano la maggioranza. Non c'è dubbio. Correggimi se era una partita in trasferta. Era difficile. Era una partita in trasferta. Esatto. Era una partita... E invece, questa era una partita in cui, voglio dire, non potevano e non dovevano sbagliare. Io mi ricordo che nel 94, se non sbaglio, Scognamiglio fu eletto al Senato per un voto con Alleanza Nazionale e Lega, e poi quel governo durò 9 mesi, quindi magari non porta bene, però francamente... Ma secondo te a questo punto che cosa succede? No, a questo punto succede che domani viene eletto Presidente della Camera Fontana. Dici che ormai è andata su Fontana? Sì, ma su questo mi pare abbastanza sereno. Domani non vedo rese dei conti. E magari mi sbaglio, ore 20:08, non vedo neanche rese dei conti pazzesche subito sulla formazione del governo. Cioè, ormai la cosa si farà un po' meglio, un po' peggio, un po' più bello, un po' più brutto. Però questi veleni restano. Mai fatto questa cosa, me la ricordo. E alla prima curva, chissà. Poi... Fantastico, uno dei nostri ha detto Renzulli, perché dice che c'è lo zampino di Renzi che ha orchestrato questa cosa in maniera tale da far vedere e da far squagliare Forza Italia. Secondo Può me essere... impronte digitali. Guarda, io dovessi dirti 3 persone, ti direi Renzi, Casini, Franceschini. 4-5 voti a testa e la cosa... Guarda, ci sono 4-5 del PD, un certo Astorre che è il segretario del Lazio, che entrano in cabina e ci mettono un sacco di tempo. E quindi, secondo me, quelli ci stanno. Qualcuno del gruppo Autonomie, dove stava Casini, eccetera, anche se Casini invece per non lasciare impronte va veloce, Casini è uno di quelli che entra, certo, veramente perfetto campione del mondo, e qualche renziano, sì. Quindi allora tu dici che rimane qualche ferita, le cicatrici saranno difficili, però dobbiamo cercare di capire se poi sul governo oggi Berlusconi, per esempio, non ho capito quella sua frase, ha detto la Ronzulli non fa più il ministro. Ma allora, in retroscena dicono che stamattina, questo lo sanno tutti, stamattina c'è stato un incontro alla Camera non positivo tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, nel quale Berlusconi avrebbe messo nero su bianco delle caselle ministeriali e dei possibili occupanti, ricevendo più no che sì, e in particolare dei no secchi su una serie di posizioni, inclusa la vicenda Ronzulli. Ora, ripeto, figurati se tu ed io dobbiamo morire per la Ronzulli, no, francamente questo no, cercheremo altre cause per tra 100 anni. Naturali. Però, insisto, vabbè, non ti va bene la Ronzulli. Cazzoni, mi penso quanto sono cazzoni. Cioè, voglio dire, no, conosciamo Berlusconi nei suoi difetti, ma pure nei suoi pregi. Ma come fai a non trovare un accordo con Berlusconi, avendo una ventina di ministeri da decidere? Dai, ma soprattutto, scusa, adesso ce l'ho, ma che cazzo ci frega di questi ministeri? Cioè, qui tra 2 settimane la montagna è così la montagna. C'hai chiusure di imprese una appresso all'altra, ci avrai tutti i giornali contro il governo e sarà il primo governo che non ha luna di miele. Preghiamo che vada bene la prima asta di titoli, se no comincia pure quell'altra tarantella, ricominciamo lo spread, eccetera. No, io sono terrorizzato da quello che è accaduto indecente sui mercati al governo britannico. Hanno osato abbassare le tasse. E li hanno sparati. È come se, questo lo puoi spiegare meglio tu,
Io la leggo così, è come se perfino dentro ai nostri amati mercati ci fosse una specie di Brexit penalty, no? Di penalizzazione Brexit imposta alla Gran Bretagna, e per noi ci sarà il fascist penalty, no? È chiaro, no? Cioè, la Germania può fare il deficit che vuole, la Francia può fare il deficit. È evidente che su questo governo l'operazione sarà come quella del 18, no? E allora che fai? Disarticoli la tua maggioranza prima di partire. Allora, Andrea Grandesic dice: stavolta meno male che non è stato Selvi, che non è stato Salvini. No, Devo dire stavolta che è innocente. questa volta è innocente. Salvini, però, io l'altra cosa che non riesco a capire, ma è come l'impressione che la Meloni abbia ceduto più ministeri e più ruolo a Salvini di quanto abbia fatto con Forza Italia? Domanda. Allora, anche qui, quelli del moviolone ti direbbero che una cosa da interpretare è il dialogo Berlusconi-La Russa in aula, dove tutti hanno preso il vaffanculo. Fine. Esatto. Però c'è un labiale dei 10 secondi precedenti che qualcuno interpreta non so come, ma qualcun altro attribuisce a Berlusconi: mi avete preso tutti per il culo. Ora, se fosse vera questa interpretazione, qui tornerebbe in campo pure Salvini della serie. Poi alla fine quello sì, è venuto a casa mia, ci siamo visti ieri sera, eccetera, però la Lega si porta a casa il Presidente della Camera, il Ministro degli Interni, il Ministro delle Infrastrutture, il Ministro dell'Agricoltura, il Ministro delle Riforme, il Ministro della Famiglia, e a me mi dicono di no su tutto. Entra nella psicologia di Berlusconi, non sarà contento, Eh no, anche no? perché No. veramente quello che tu dicevi prima, cioè bisogna ricordare a tutti quelli che ci ascoltano, tanto tantissimi, e li ringrazio a tutti quanti, tutti i belgi che sono arrivati, ma oltre a questo la grande partecipazione. Il tema fondamentale è che all'ultimo governo Draghi, i tre ministri di Forza Italia, oltre ad avere ministeri, diciamo, un po' di serie B, non rispondevano a Non erano di nessuno, Forza se non a Italia. Draghi, non erano di Forza Italia. E quindi Però probabilmente, scioccato da questa roba, dice: datemi qualche cosa che possa contare un po' di più, forse, Daniele. esatto, è così. Ma senti, momento dell'ingenuità. Vai. Ma dinanzi a questa cosa, no? Ma Berlusconi, che ripetiamo, conosciamo nei suoi difetti, ma pure nei suoi grandi pregi, ma non potrebbe avere uno scatto, passagli 2 pagine di Antonio Martino dei momenti migliori. Cioè, a questo punto faccia lui, provi lui a fare la parte, diciamo, di quello sviluppista della maggioranza. Chiedo io, non 3 posti, 3 cose, pro imprese, Certo. antitasse, eccetera, no? Cioè, la metta in questo modo, abbia uno scatto di questo tipo. Se no, di che dobbiamo parlare? Oggi anche l'intervento, per carità, il presidente del Senato ne ha eletto La Russa. Dobbiamo parlare degli anni 70? Estremismi, cioè è questo il tema del paese? Boh. No, no. Senti, ti volevo chiedere un'ultima domanda, la voglio fare sul tuo libro. Ma perché bomba orologeria? Perché tu quest'estate ti metti a scrivere un libro bomba orologeria, Daniele? Confesso, peggio, cioè sono 9 mesi, poi è stato chiuso ai primi di agosto. Francamente, Nicola, la colpa è anche tua, nel senso che, no, scusami, grazie a te. Da quanti mesi Quarta Repubblica sostiene, attraverso di te, attraverso gli esperti che hai tante volte convocato, che qua stava per succedere una roba grossa? E eravamo invece circondati dai negatori, dagli attenuatori, ma no, è tutto a posto, eccetera. La tesi del libro è questa, è che qua, come nei film di James Bond, c'è sempre alla fine un timer che scorre all'indietro, e stavolta la bomba esplode per davvero in termini di imprese che chiudono. Io sono convinto che stavolta non ci stanno 4-5 mesi, ci stanno 4-5 settimane in cui Addirittura, addirittura. Senti, scusami, allora lasciamo da parte quelli proprio fragili, fragili che sono già in crisi di liquidità. Ma se tu sei anche abbastanza robusto, però vuoi salvare legittimamente casa tua, le tue proprietà personali, eccetera, vedi che la roba delle bollette è quella che è, il massacro fiscale è quello che è. Vai dal tuo commercialista e dici: aiutami a chiudere in modo ordinato. Io ho paura che questa roba ci sia. Aggiungi pure, io questa cosa non la capisco, sarà irrilevante, anzi ti prego, smentiscimi.
Ma pure questa roba che da qui a Natale arrivano 13 milioni di cartelle, No, no? è una cosa, Cioè, è ma una cosa. perché? Ma come No, ti è una viene in cosa. Ma mente, come ti no? viene in mente? E 3 milioni di multe per quelli che over 55 che non si Sì. sono vaccinati. 3 Allora, milioni di sai. multe che sono 100 euro. Ma quando se a me mi Ti arrivasse una incazzi, cartella no? perché non mi Ti sono incazzi. vaccinato, mi prenderei. Io Allora, sono vaccinato, anche te, non è che dobbiamo tu spiegare. sai, Ma quella multa là, quella multa là. Poi 13 milioni di cartelle vuol dire che una famiglia su tre, una famiglia su quattro la riceve, no? E quindi anche un'impresa, eccetera. Poi c'hai un numero imprecisato di avvisi bonari e un numero imprecisato, quelle secondo me che fanno incazzare più di tutti, le letterine di compliance, la letterina certo. mafiosetta che dice: guai, signor contribuente, ci risulta che se non vuoi problemi paga. Secondo me tante di queste cose sommate tutte insieme, più le bollette, più, sono un incoraggiamento a salutare. Sta roba se la prende tutta in faccia il Tutta la governo, Meloni. che invece di pensare ai ministeri, ai presidenti e ai giochetti parlamentari, dovrebbe stare là già pronta con un Però governo qui, politico, però sei prima d'accordo però con me abbiamo che lo fatto, devono far politico ma questo non c'è governo? dubbio, ma non c'è. Ecco, però qui abbiamo prima spezzato la lancia per leghe e Scusami un forze. secondo, bravissima Zanet 93, fate la lotta sulle posizioni socialiste della Meloni, non sulle poltrone, grandissima. Socialista, e Quello. intendiamo bene quelle Ma stataliste, quelle che di quell'anima statalista che un pochino c'è là dentro. Ma è così. certo. Ma anche diciamo, mettiamola in positivo. Cioè, io mi aspettavo che qualcun altro arricchisse l'offerta politica della Meloni sui due, diciamo, versanti su cui c'ha un tallone d'Achille, un po' troppo centralista e un po' troppo statalista, no? Certo. No, Però se ci invece. pensi la Lega in questo sulle autonomie un Io me pochino lo l'ha detta, auguro. ha provato a Sì, però dirlo. hanno fatto pure loro una campagna defocalizzata perché le pensioni, l'immigrazione, credo. Cioè, io mi aspettavo, ripeto, qualcuno che facesse una roba più autonomia, meno tasse, cosa pro impresa. Meloni, sei bravissima, ma non esagerare con i piani per Alitalia, i piani per tutto, no? Invece. Sì, è così. Senti, fai vedere il libro perché io sai che sono uno sponsor qua. Tutti che Tu chiedono di sei Giuditta, troppo ma che buono. te fa? Eccolo qua. Fallo rivedere bene, che così mettiamo il titolo bene per i nostri. Troppo Perché buono, poi c'è troppo buono. una bomba a orologeria, Daniele Capezzone. Tutto potevi aspettarti tranne che il centrodestra vincesse le elezioni con 115 voti al Senato il primo giorno dopo le elezioni cadesse in questa trappola micidiale, Tu che immagino. dici? La Oppure prevede. raddrizzano? La Sì, raddrizzano? secondo me questa è stata, guarda, io ho una visione completamente, diciamo, retroscenista di questa cosa. Un pezzo di Forza Italia, che è tutta Forza Italia, che sono i 18 senatori, hanno cercato di far capire alla Meloni che senza di loro al Senato non si sarebbe andati da nessuna parte. Purtroppo per questi, poi indipendentemente non giuri neanche, loro hanno detto guardate che senza Forza Italia non ce la fate. E purtroppo oggi al Senato ci si è resi conto che e senza Forza Italia qualcuno ha detto state attenti che le maggioranze sono tante ed è la cosa che mi fa più orrore di tutte perché pensare che ci sia una maggioranza diversa rispetto a quella delle urne sarebbe orrendo, Non c'è dubbio. schifoso. Per questo sono dei cazzoni mostruosi perché oggi abbiamo capito, hanno voluto far capire che ci sono maggioranze diverse ed è una roba che voglio dire è Pericoloso. cioè, no, non possiamo sputtanare un'altra volta questa idea del voto con una maggioranza semplice e chiara come questa. Basta, basta, basta. Vabbè, speriamo che non sia come dice Flavio Trive che dice che durerà 6 mesi questo governo, cosa che dice Calenda e gli altri. Speriamo di no, però. Senti, Daniele, ti ringrazio. Grandissimo, Grazie, grandissimo. grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, numerosissimi. A domani per la Grazie. zuppa. A A domani domani per per la la zuppa. zuppa e domani andate a prendere il libro di Capezzone, Bomba Orologeria. Noi viviamo di libri, di che viviamo noi? Tu sei parlamentare? No. E allora No. di che vivi? Di quello che scrivi, di quello che dici? Non Eccoci. Gira sta vergogniamocene. voce, sì, gira sta voce. Ciao, ciao Grazie, Daniele, ciao. grazie, grazie a tutti quanti voi.